Il 30 giugno Luana Dorazio avrebbe compiuto 25 anni, era la tua fidanzata, invece morta nel maggio del 2021, stritolata da un ingranaggio di un orditoio a Montemurlo. Ti sei sentito di lanciare un appello, ecco, di che cosa si tratta? Sì, l'appello è molto semplice, niente di particolare, è solo una catena social dove vogliamo portare avanti il suo pensiero, il suo modo di vivere, quello che era lei, con un hashtag, con una frase su sorridi, sorridi sempre, perché comunque sia raffigura molto quello che era lei. Lei era sempre sorridente, sempre solare, e comunque sia non solo per ricordare lei, ma anche per ricordare quello che è successo a lei, ma anche quello che succede tutti i giorni, 2-3 volte al giorno, sul mondo del lavoro, che nel 2023 non si può accettare che ancora oggi si possa morire sul posto di lavoro per delle mancanze di sicurezza, per poter guadagnare di più, per poter produrre di più. Quindi ho deciso, dopo 2 anni dalla sua morte, di riprendere in mano un attimo questa catena, perché già nel 2021 si lanciò questo hashtag, e quest'anno ho deciso di riproporre, ed è molto importante perché comunque sia sto vedendo che ci sono tante risposte, ed è molto bello, è molto anche fortificante, ti dà anche la forza per andare avanti, per poter continuare a portare avanti questa battaglia. Chi vuole aderire che cosa deve fare? È molto semplice, basta che vada sul profilo di Luana, Instagram o Facebook, vuole prendere una sua foto e condividerla con una storia e usare l'hashtag tu sorridi, sorridi sempre. Se poi vuole taggare anche me, così che io possa ricondividere la storia e così che possa ringraziare uno per uno personalmente, più che volentieri, se no quello non importa, è solo un gesto che mi piace fare a me, il ringraziamento, perché non è banale il pensiero che ogni persona ha. Per lanciare un messaggio di ricordo di Luana, ma anche, esatto, dicevi, di condanna delle morti sul lavoro, perché insomma ti sei sentito anche di assumerti questo onere. Sì, insomma, sì, ecco. Perché comunque sia, da quando è successo di Luana è diventata un po' il simbolo, diciamo in questo modo, su queste morti sul lavoro. Però è almeno 2 anni che si dice io ed Emma, la mamma di Luana. Il simbolo sarà solo quando si riuscirà a zerare queste morti, perché se è un simbolo e ancora oggi si muore sul posto di lavoro, 2 o 3 persone al giorno muoiono sul posto di lavoro, è il simbolo del niente, è il simbolo della morte e basta. E quindi vogliamo continuare, perché come ho detto è inaccettabile che stia succedendo ancora oggi tutto questo e che nessuno paghi realmente per quello che succede. Contro le morti sul lavoro, per ricordare Luana Dorazio, ricorda l'hashtag. Tu sorridi, sorridi sempre. Grazie. Grazie a te.